Confesso che mi emoziono ancora. Dovrei esserci abituato, ma non è così. Migliaia di persone prendono treni, aerei, auto, pullman e vengono a discutere fino a mezzanotte nei gruppi di lavoro e ascoltano relazioni belle e impegnative e propongono idee, scrivendo dal basso la mozione congressuale, ma soprattutto condividendo un'emozione che semplicemente per noi si chiama politica. Quello che non tutti hanno colto negli editoriali e nei commenti è che la forza di questa straordinaria esperienza non è il leader, non è il ticket, non è il gruppo dirigente. La forza di questa storia è che qui c'è un popolo vero, in carne e ossa, che non si rassegna a lasciare il futuro al catastrofismo. I giornali si domandano se è cambiato il mio carattere o se è cambiato il nostro umore. Quello che interessa a questo popolo è cambiare l'Italia, renderla più giusta e più forte. Siamo al lingotto per farlo insieme. Lo ha scritto Matteo Renzi in un post su Facebook mentre sono in corso gli interventi della seconda giornata della kermesse del lingotto. La ripresa dei lavori pomeridiani del lingotto si apre con le immagini del terremoto che ha colpito il centro Italia e l'intervento della presidente Catiuscia Marini. Prima dell'assemblea plenaria si sono tenute nelle varie sale le riunioni dei 12 tavoli tematici. Grazie.